Luca Torregrossa con alle spalle il monumento Rosa Balestrieri, che tipo di reazione provoca vedere con questa immagine di una donna che sembra piccola ma è stata molto grande, è stata grande per questa città, per la musica italiana in generale? Però a me personalmente mi provoca una forte emozione. Rosa era diricata, non era mai stata apprezzata nella sua città. Io sono convinto che oggi mamma da lassù è felicissima di questa cosa. Spero che da questo possa nascere tanto altro a Licata, perché secondo me Licata deve fare in modo che questa figura continui a trapassarsi da padre in figlio, perché fa parte di quello che ho detto di anzi, è la nostra cultura. Rosa Balestrieri è cultura, è patrimonio dell'UNESCO. Quando qualcuno dice sei impadronita, tutti siamo padroni di Rosa Balestrieri, perché di tutti. Sindaco, una grande emozione, un momento particolarmente toccante di questi 5 anni di mandato da sindaco di questa città. Ma è stata oggi una giornata storica perché dal primo giorno del mio insediamento con la mia amministrazione abbiamo voluto che oggi si realizzasse questo sogno. Finalmente possiamo dire che a Rosa Licata ha dedicato veramente qualcosa di molto importante, non solo perché la voce di Rosa, non solo la voce di Rosa vive ancora, e quindi è giusto che qualcuno che si voleva appropriare del nome di Rosa, è giusto che Licata oggi la ricordasse in maniera esemplare con un monumento molto forte che rimarrà nella storia. Quindi dico che siamo abbastanza felici che oggi Rosa possa avere un ricordo molto importante. Ringrazio tutti coloro i quali hanno collaborato affinché si realizzasse quest'opera, ringrazio pure i gruppi folcloristici che si sono esibiti e quindi lo spettacolo continuerà pure questa sera al Teatro Comunale. Spero che questo veramente possa essere di esempio e di cultura e si possa rinnovare ancora qualcosa, ancora di più per Rosa. Dico che non ci fermiamo qua perché anche se sono a fine mandato comunque è in progetto di realizzare qualche altra cosa per Rosa, e quindi questo è qualcosa di grande che questa città ha voluto riconoscere a Rosa. Assessore Avanzato, si nota e traspare una certa emozione. Lei che sembra un uomo freddo, di ghiaccio, di marmo, invece questa volta il monumento lo ha scosso, il monumento Rosa Balestrieri, e questa inaugurazione, questa cerimonia non è stata sicuramente, forse è stato sicuramente uno dei momenti più esaltanti di questa esperienza amministrativa in questa giunta, la giunta Graci. Guardi, questo è stata una mia idea che ho avuto di Gianni Allontano 2002. Solo che allora lo scultore, per i tempi lunghi che c'erano, mi ha detto ci volevano dai 15 ai 18 mesi. E noi eravamo quasi alla scadenza di mandato e non ho fatto, si può dire, in tempo. Dico, speriamo, dico, che ci sia un'altra occasione. Quest'altra occasione me l'ha data il sindaco Angelo Graci quando nel dicembre del 2010 mi ha chiamato a far parte della sua amministrazione, a cui già ho detto, guarda, io come obiettivo ho queste cose, tra cui uno dei miei obiettivi era quello pure di fare questa statua a Rosa Balestrieri. Io ho detto, sindaco, se tu mi dai carta libera, mi dai carta bianca, io farò tutti i modi possibili e immaginabili per realizzarla, anche se non abbiamo soldi, trovo gli amici, l'amico qua Angelo Curella, che me lo sono trovato sempre vicino nelle mie iniziative che ho chiesto, perché oltre a donarmi questo grande monumento, questo grande blocco di marmo a Rosa Balestrieri, allora l'ho interpellato pure per la lapide quando abbiamo messo nella casa natia di Rosa Balestrieri, l'ho interpellato pure quando abbiamo messo la lapide presso il faro a memoria di Davanderi, il costruttore del faro, e quindi è stata sempre una persona sempre vicino, non all'interesse del singolo, ma all'interesse della città. Si è sempre prodigato per la città, con tutte le amministrazioni. Allora c'era l'amministrazione Saito, oggi c'è l'amministrazione Graci, e un domani sono sicuro che se sarà interpellato si troverà pure accanto a un'altra amministrazione. Logicamente sono molto emozionato di questo sogno che finalmente si è realizzato, perché la città oggi c'ha un segnale che ha dato veramente i natali a Rosa Balestrieri. Ancora abbiamo detto che non è completa, perché dobbiamo mettere sicuramente qualche cosa qua sotto il piedistallo,
i laterali, lo scultore Gino Letto, assieme in collaborazione sempre con la ditta, ha intenzione di fare le altre facciate. Speriamo che il progetto vada in porto. Logicamente non ci saremo più noi, perché il nostro mandato scade. Però abbiamo fiducia nella futura amministrazione, che tenga sempre vivo il ricordo di Rosa Balestrieri. Farà in tempo ad avviare l'iter per quanto riguarda il museo a Rosa Balestrieri? Ma io anche su questo ce la sto mettendo tutta. Eppure uno degli obiettivi che mi ero prefisso, e spero di raggiungerlo.